Salve a tutti, buongiorno, ben arrivati, eccoci, siamo prontissimi. Vediamo un po' che riusciamo a combinare questa mattina. Allora, fatemi intanto controllare una cosa, se no mi dimentico. Ok, perfetto, ci siamo. Allora, eravamo arrivati qua. Ah, già, dovevamo continuare con la quest principale, ora mi ricordo. Giustissimo. Giustissimissimo. Dovevamo andare a parlare con Lira? Buongiorno Cesare, ben arrivato. Andiamo un po' a vedere, ma perché sto ridotto così male? Call of Duty è metallo puro, Cesare. Inquadrature interessanti comunque. Esatto. Beh, sai com'è. Nanda. Che è il posto che avevamo trovato ieri, mi sembra. それはどこだ?エデンから東の方が暗すぎる。え、infatti。でも行くなら急いだ方がいいかもね。奴らは一箇所に長くはとどまらないはずだから。レオユライダー。暇ができたらまた闘技場にエントリーしてね。あんたが戦うと客も喜ぶから。 Ma cioè io ci tornerei anche al Colosseo, però a noi ci servono gli Shining Orb. No, non li abbiamo. Cioè non li mollano al Colosseo gli Shining Orb. Quindi che ci andiamo a fare? È un po' inutile. Cioè stiamo per passare di livello, eh. Mi piacerebbe passare di livello prima di imbarcarmi in questa quest, però no. Cavolo, ma di solito è pieno di predoni, no, non ce n'è neanche uno adesso? Ma sul serio? Neanche mezzo predone in giro? Di solito è pieno, cioè non riesco a fare 10 metri senza imbattermi in una pattuglia di predoni. Invece adesso non c'è nessuno. Ma che cavolo? Ma sul serio, sul serio, sul serio? Sapete che potrei fare? Ah, eccoli. Che mi dici di bello, Cesare? Che mi racconti di bello? Sì. Perfetto. Questa no, non sono riuscito ancora a portarla a livello 3. Nah, quasi. Quasi preso bene. Doppietta. Vabbè, dai. Allora, dicevo,
Forse c'è un posto dove potrei prendere uno Shining Orb. Ed è da Dottor Ken alla clinica. Potrei provarci tipo 2-3 volte. Oh cavolo. No. Ma forse se riesco a prendere un S, ovviamente, ovviamente Cesare. Che domande. Flop. Ok. Ciao Esordiac, buongiorno, ben arrivato. Come la va? Tutto bene? Ok. Allora, proviamo a prendere un S in uno di questi e vediamo se ci lascia uno Shining Orb. Cioè, sono difficili, no, sono difficilissimi, però proviamoci. Dai, Mal, concentrato. Cioè, io veramente sto ancora mezzo addormentato. Ok. Ah. Mi sa che ci siamo già giocati l'S. Però proviamoci. No, perché quello non... non l'ha preso? Niente. Cavolo. No, non ne devo praticamente sbagliare neanche una. No, ma certi no, non capisco perché le sbaglio. Cioè, solo 6 e mi ha dato A. Cavolo. Solo 6. Riproviamo. Dici che era di riscaldamento, eh? Mi serve un più caffè, Zordiak. Ho bisogno di più caffè questa mattina. No! Cavolo. Niente. Mi sa che è più facile la seconda, sapete? Della prima. Ah. E il joypad scanner è attaccato con... ho fatto identico a prima proprio, vediamo un po'. Proviamo con la seconda, perché mi sa che mi riesce un pochino meglio. No, 8. Ah, perché non ho fatto nessun good, ecco perché. Dannazione. Vabbè, proviamoci altre due volte, ragazzi. Poi pazienza per questo Shining Orb. Cioè, che dobbiamo fare?
Ok, concentrato. Ok. Cavolo. No. Mamma mia. Adesso se non mi molla uno Shining Orb, guarda. No! Basta. Me ne vado depresso. Me ne vado depresso. Perché mi sa che già l'avevamo fatta la S, vero? In quella. Cavolo. Ah. Basta, me ne vado depresso. Dannazzere, che fai non lo posso comprare da nessuno. Forse... forse fuori, dal vendor fuori, lo posso comprare? Forse se gli do qualcosa di super mega raro mi molla uno Shining Orb. No, non lo so. Non ne ho proprio la più pallida idea di come cavolo ottenere uno Shining Orb. Cioè, di solito me li dava con le quest principali. Però... cioè, proviamo a far questa, vediamo se tante volte... Perché ve l'ho detto, la mia paura è il fatto che poi entriamo in una parte dove non si può più tornare indietro. Quindi non lo so. La vedo un... Vabbè, vediamo, dai. Tanto salviamo sullo stesso che abbiamo utilizzato prima per caricare. E vediamo che troviamo. Ok. Tanto sappiamo già dove sono, perché li abbiamo visti ieri. Ok. E via! E via, e via, e via! Allora, no, facciamo prima passare di qua. Gira! No, 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 non mi inseguite, non mi inseguite, non mi inseguite. Non mi fate perdere energia. No, 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 no. Ok. E via. No, stavo pensando se dovevo fare benzina. Mi sa che già siamo belli pronti e carichi. Brem, brem, brem. Vero? Fa vedere? Tanto se no c'è il tizio proprio qua davanti. No, non siamo né belli pronti né carichi. Proprio per niente. Vabbè. Fammi la benza. Oh tu uomo del deserto.
Ma costa di meno. Mi sa che costano di meno. Non ho capito. All'inizio vi ricordavo che costavano tantissimo. Forse perché adesso abbiamo 13 milioni e non sappiamo neanche come usarli. Cioè, dovrà esserci un modo per investire questi soldi da qualche parte. Per trasformarli in qualcosa, per farli fruttare, per... Oh. Allora, io devo girare. Ah, devo arrivare. Ah, potevo teletrasportarmi. Vabbè, troppo tardi. Perché effettivamente al casino... Ah, giusto, Cesare. Bravo, bella idea. Ci possiamo comprare direttamente i punti del casino. Questa è una pista nuova. Questa no, non c'era prima. Questa qua. Questa è una pista. Vediamo se troviamo il tipo della pista. Tipo della pista. Ehi là. Tipo della pista. No, non c'è nessuno. No, non c'è nessun tipo della pista qua. Questa però è, dai cavolo, è una pista, ragazzi. Questa è una pista per correre. Ma sicuro però... Ops. Tenkar, buongiornissimo, ben arrivato. Come la va? Tutto bene? Questa è proprio una pista, ragazzi, dai. Cioè, guardatela. Dai, dai, è una super... Non è solo una pista, è una super pista. Come la va, come è iniziata questa mattinata? Guarda come giro. Però il tipo della pista non c'è. Ma ovviamente sì, è una parte anatomica. No, non c'è il tipo della pista. Vabbè, ma manca il tipo della pista, ragazzi. Fantastico. Quando avevamo il gatto... La mattina, se no, non ci svegliamo in tempo per dargli da mangiare, cioè, mi saltava sul petto e mi dava le zampate in faccia. Come per dire, uelà, ti svegli? Ti svegli? E insisteva, cioè, ti svegli? Ti svegli? Cioè, ma io dico, no? Comunque niente, non ho trovato il tipo della pista. Cioè, ma io dico, ma quelli devono fare una sola cosa, cioè star vicino alle piste. E invece no, non c'è nessuno. Cavolo. No. Vabbè, dai. Drifting inventato. Di qua, no? Sì. Ma infatti quella è una scelta saggia, Tenkar. E... Io più che altro ho bisogno veramente di tantissimo caffè. E... Bam! Hihihihi!
No, a dicembre la faccio. A dicembre faccio la raccolta fondi con su scritto pagatemi le tasse. No, e ci aggiungo alla fine per favore. Poi a gennaio faccio un'altra raccolta fondi, fondi per auto nuova. E poi dopo l'auto provo direttamente a farmi fare una casa nuova. Perché no? Cioè, ci stiamo. Yeah! Yeah! Piccoli passi, infatti. Partiamo con le tasse, poi auto, e poi vediamo. Delle persone che stanno per esplodere, ecco con chi ho a che fare. Ecco appunto. Di che livello sono? Ah, cavolo. Ci sono. Nah, non volevo questa. Cavolo. Ok, perfetto. Dai che è andata. Ma... Dannati. Ok. Spacca montagna! Beh, non era proprio una montagna, però a spaccarlo l'abbiamo spaccato. No! Vieni qua. Ma... Vabbè, allora muori male. Eccomi. Cavolo. Che bastardo quello grosso. E... Cavolo, ma dai, ancora non è salita a livello 2 questa. Ma non ci credo, ma che sfortuna. Perfetto. Oh. Hola, Wells, buongiorno, ben arrivato. Ok. Come la va, Wells? Tutto bene? Che sto guardando? Ah. Ma io sono prontissimo. Sono nato pronto. No, non temo assolutamente nulla.
Figuriamoci. Alu, buongiornissimo, ben arrivato. Come stai, Alu? Che ci racconti di bello? Tutto bene il tizio che hai ucciso? Sicuramente no. Ma vabbè, quello oramai non ha più problemi, Owls. Ma perché mi devo intrufolare? Cioè, entro e faccio esplodere tutti. Non vedo dove sia il problema. Dove cavolo l'hanno trovati tutti questi container? Ecco, appunto, tanto mi presento all'ingresso. Cioè, che ho aspettato a fare la sera? No, non ho capito. Che mossa era quella di aspettare la sera? Dai, facciamoli esplodere, Ken. Voglio morire. Ecco appunto. E vabbè. È andata così. Vieni qua. No! Perfetto. Bloop. Speravo di riuscire a fare il colpo doppio. E... Noobs, buongiornissimo, ben arrivato. Tutto bene, Alu, tutto bene. Cioè, vorrei avere un altro pochettino di caffè, dopo me lo vado a prendere. Apeiron! Ma buongiorno ragazzi! Come state? Ok. No, perché questo non è più... Ok. Oh! Vabbè, no, no, non vale, Alu. No, non male affatto. Ciao, Tenkara, più tardi. Ok. Io al mattino no, non riesco proprio a mangiare. Ah, cavolo, Aperon, mi dispiace. Cavolo. Ok.
E... cavolo. No, no, proprio niente, Owl. No, proprio, mi sveglio proprio con lo stomaco chiusissimo. Ok. Che cos'è? Oh! Ma ci sono anche gli oggetti da raccogliere in giro. Ah, però. Ma... ceffone di Okuto! Vabbè, un prosecchino ci sta sempre bene. Beh. Ah! Sono quelli... che sono stati toccati, occhiolino, occhiolino, occhiolino. Nei punti di pressione da Kyo. Vabbè, ragazzi, cioè, parliamone. Ok. Quello oramai Alo. Ci ho rinunciato. Passato talmente tanto tempo. Te lo faccio vedere sulla bambolina di Ken, Alu. Oramai saranno mesi. Grazie, Alu. Proviamo di qua? Andiamo a vedere qua sotto? Direi di no. Direi che ho sbagliato strada. Preso. Come sta andando con Elder Scroll, Alu? Ah. Mio. Koi, Koi. Koi Ken, Koi. Oh, voglio provare ad andare qua. Au. Ok. Ma mandaci degli screenshot su Discord. Così ce la fai vedere. Ok.
Perfetto. Ah, devi anche sistemare le luci. Che forza. Cavolo, ci ha ridotto male però alla fine, ragazzi, eh. Ci ha fatto veramente male. E non finisco più. Entriamo di notte, e così non troviamo nessuno. Cavolo. No, non ho preso quello grande. Cavolo. Wow. Cavolo. Scappa mal, scappa mal. No! Cavolo. Dannato. No! Aiuto! Aiuto, aiuto, aiuto. No, ma dai, ma che... Che schifo di oggetti che mi sono portato dietro. Cavolo. Mi sono portato dietro degli oggetti schifosi. Dannazione. Ciao Maga, buongiorno! È fantastico Maga, è veramente stupendo. Mi sto veramente facendo la chiusa di questo gioco. È da quando è uscito non riesco a smettere di giocarci. Dici? Potrebbe funzionare. Beh, vabbè, ma questa parte, stiamo verso le parti finali del gioco e questo è tipo un dungeon dove ci sono solo combattimenti. Però fondamentalmente è un gioco di ruolo con esplorazione, quest, sottoquest, minigiochi, tanti minigiochi. Il casino dove dopo andremo a spendere i nostri milioni. Ah, cavolo. È uno di quei giochi che è molto difficile giudicarlo in, secondo me, meno di un'oretta. Cioè, ci sono dei giochi che appena li vedi li puoi giudicare. Questo non è uno di quelli. Secondo me, ragazzi, poi ovviamente ci sono sempre i gusti personali. Ok. No, ma mi ha lanciato una cavolo di bomba.
Ok. Son gusti, maga, lo capisco, figuriamoci. No, cavolo, ma quanti sono? Ah. Vieni qua. Ok. In verità un pochino sì, Cesare. Aspettate, ragazzi. No, no, ragazzi, c'è stato un attimo di perdita di frame. Datemi un secondo. Ok. Dovrebbe essersi stabilizzato. C'è stato un attimo di perdita di frame. Fatemi controllare se è stata colpa mia o del server. E è stata colpa mia. Ha deciso adesso di scaricare i driver della scheda video. Grande! Grande! Grandissimo. Perfetto, però le ha scaricati, quindi oramai non ci dobbiamo più. Oh oh, vediamo di che livello è. Eh? 45, ok, dai, ce la dovremmo fare. Ce la dovremmo fare, ragazzi. Aspettate, mi fumo la sigarettina e andiamo. È molto carino Halo. Allora, io non ho mai giocato uno Yakuza. Mi hanno detto però, dato che sono gli stessi creatori che hanno fatto Yakuza. Però, scusa maga, ma se hai visto che non potevi scrivere quella parola, perché l'hai scritta comunque? Ci ho fatto caso adesso. Però mi hanno detto che praticamente il sistema è uguale. Tranne che questo come gioco è un pochino più corto. E infatti adesso sono un bel po' incuriosito dagli Yakuza. È verissimo. Però se non si può scrivere, c'è un motivo. Ma guarda, allora, io qui ci sono tantissime queste secondarie, no? E non le ho fatte, cioè alcune non le ho trovate. Vedi? Cioè ce ne stanno ancora tantissime che non ho fatto. Però non so proprio dove cercarle. C'è una porzione della mappa che ancora non ho esplorato. E alcune poi te le sblocca con i minigiochi. Quindi non so se magari devo andare avanti con... Perché alcuni minigiochi li ho fatti poco. C'è il nightclub, il casino, la clinica, il barista. Ce ne stanno tantissimi di minigiochi, maga. Ce ne sono veramente tanti. Allora, fatemi vedere quanti...
Allora, qua in teoria me ne serve uno star. Forse però. No, allora andiamo su body. E comunque non ho trovato neanche altre body. Non era questo che volevo. Questo mi... No, non mi dispiace. Poter fare il salto anche... Ok. Cavolo, vi servono assolutamente questi orb. Cioè, dei body orb effettivamente li potrei prendere con il Colosseo. Ora che ci penso. Però tanto qua è bloccato. Ma cavolo. Dannazione. Un po' una fregatura. Questo è buono. 12 secondi, 12 secondi, 12 secondi. 12 secondi è un po' pochino. Ah, ma c'è anche questo che si sblocca. Ah no, questi mi sa che si sbloccano più avanti. Niente, ragazzi. Siamo un po' bloccati con gli orb. Cioè, potrei aumentare... No, non è localizzato. Cioè, sì, in inglese. Non in italiano. Quindi, no. Allora, potrei... Cavolo, questi... Questi sono fantastici. Sono tutte le abilità, sono fantastiche, ragazzi. Però... Ci mancano gli orb. O ci mettiamo a farmare un po' di orb al Colosseo, facendo i duelli, che tanto danno tantissimi punti. Ok, siamo pronti? Ah no, fatemi mangiare qualcosina prima. Secondo me lo devastiamo. Vediamo. Ok. Arcolosseo. Vediamo un po' che riusciamo a fare. Oh cavolo. Secondo me lo devastiamo. Ah cavolo. Mamma mia che schivata. Oh. Cavolo. E poi sono curioso di vedere se è veramente Nadai questo. No. Super liscio. Quello spezzaguardia è veramente fastidioso. Mi è passata alle spalle e mi ha massacrato.
Dannato. Ah sì? Vogliamo giocare sporco? Giochiamo sporco. E ha scelto di non farlo esplodere perché in teoria Nadai, uno Shining Orb, ci avrebbe permesso di entrare all'interno della città cupola. Però, cioè, una volta che abbiamo scoperto che effettivamente quello non era Nadai, lo potevamo anche far esplodere. Così per gentilezza. Ciao Jogamer, buongiorno, ben arrivato. Scusa, l'ho visto solo adesso, ero un pochino distratto. Come la va Jogamer? Tutto bene? Oui. Ma dobbiamo andare a piedi? Cioè, dov'è il mio... Ah, ok. Allora, però io no, non vorrei andare. Io vorrei prima andarmi ad addestrare con Toki. Cioè, so che è una cosa molto brutta. Tutto bene, Jogamer, tutto bene, grazie. So che è una cosa molto brutta, però vorrei andarmi... non c'è un Mind Orb carino? Sì, questo. Però vediamo, alla Malva... No, alla Kenmobile. Fatta da Bart, che si è dimenticato di mettere la retromarcia. Giulia può aspettare. Ma no, è che volevo scoprire qual era l'abilità che... Intanto c'è questa abilità che ho sbloccato adesso, cioè quella che mi cura ogni volta che uso una tecnica segreta, l'avrei potuta prendere molto prima. Praticamente semplifica di molto il gioco. E io invece ho scelto di non farlo, ovviamente, perché io sono una persona molto furba. Ma molto furba. Perché ti ho detto semplificarmi il gioco? Ma perché? Cioè, rendiamolo più difficile possibile. Ok. Quindi se io adesso vado di qua, beh, vediamo se Toki ci dà retta o ci ignora. Esatto, Mayron. Ma guarda, c'è una scena abbastanza inquietante con Lin. C'è un paio di scene abbastanza inquietanti con Lin Nalu. Infatti ho avuto dei brividi lungo la schiena quando le ho viste. Ho detto, perché le hanno messe all'interno di questo gioco, queste scene? L'abbiamo un po' modificata, maga, la buggy. Ok. Beh,
Vediamo un po' che ci insegna, sono curioso. Vedi, però mi posso ancora addestrare. Prima di andare a salvare Yuria. Oh cavolo. Dannato. Ok. E non mi attacca però. Ah, sono questi gli attacchi di Toki. Pensavo fossero degli attacchi normali. Aspetta, non mi ricordo le mosse. Era cerchio poi? No, quadrato. Dovrebbe mancarne uno solo, ok. Perfetto. E alla fine quadrato. Triangolo, bastardo! Stavo per premere quadrato. Bastardissimo. Vabbè, del livello 35, dai. Beh, vediamo un attimo. Che fa? Ok. Ah. Non è una parolaccia. Ok, perfetto. Ah no, ho ancora uno Star Orb da usare. Quello no, non mi convince. Questa non la possiamo prendere. Questo qua sotto. Ah, prendiamoci questa. 8% in più di punti ferita, schifo non fa. E... ok. Povero Toki. Povero Toki. Hachimon Kudan. Vabbè. Hachimon Kudan. Poverino. L'abbiamo devastato. E... ma niente trofeo con Toki? Posso fare qualcos'altro? Perché c'è un altro addestramento a buffo? Ah, la sua forza completa. Vediamo un attimo. Sono curioso. Beh, vediamo qual è la forza piena di Toki. Sono curiosissimo.
Di che livello è? 75? Dov'è, ma uno scherzo? Test, livello 75? Cioè, ho parato, guardate quanto cavolo mi ha tolto. Ma che scherziamo? Cioè, troppo danno. Sì, ma a livello 75, cioè, ho capito che è Toki, però... Cioè... Ma no, ma è impossibile, ragazzi. Ho capito. Cioè, che cosa succede, Kenshiro? Succede che sei livello 75. Ecco che succede. Fa anche lo splendido, capito? Ma come ti ho insegnato tutto quello che sapevo? Come fai a non battermi? Io con tre colpi ti uccido. E tu non riesci a sconfiggermi. Gne. Cioè... facile così. A Toki piace vincere facile. Cioè, che cavolo? Ma io non lo so, guardate, ragazzi. Troppo danno. Cioè, forse se ci fosse arrivato con le No, non lo so. Se ci fossi arrivato con il Burst Mod caricato... avrei avuto una possibilità, però... Cioè, cavolo. Livello 75 non saprei proprio come... Cioè, 10 livelli di differenza ce la potevamo fare. Ma 25 livelli... Sì, è stato fantastico il combattimento, Alu. È stato veramente spettacolare, anche perché si è tenuto dentro il nightclub. È stato veramente carino. No! Non mi raggiungete! Troppo tardi. Cavolo. È stato veramente fantastico il combattimento. Ho provato a scappare, ragazzi, ma... non ce l'ho fatta. Ma... Ne prendi uno, Ken? Grazie. Cavolo. E... Oh! Perfetto. Dai, me le sono mangiate tutte le caramelle, Alu. Ah,
Ok. Non riesco a farlo salire di livello questa abilità. Che peccato. No. Comunque niente, quella di Toki non la riesco a fare. Ah. Oh, mi ha lasciato. Ok. Vabbè, dai. Oh, ne è rimasto uno. No, non era lui, Cesare. Ok. E siamo stati distrutti malamente da Toki di livello 75. Carta, buongiornissimo, ben arrivato. Come la va, Carta? Tutto bene? Vediamo se ci fa riposare, speriamo di sì. Ok, sembra di sì. Ho preso l'orb, ho appreso l'ultima mossa di Toki, poi ho provato a combatterci, ma lui è di livello 75, cioè... Troppo danno, troppo. Cioè, di livello 75, ma io che gli racconto? Vediamo se posso comprare qualcosa. Ah, possiamo riposare. Perfetto. Allora, andiamo al casinò. Vediamo con tutti questi soldi che cosa possiamo comprare. Ma ho visto... Allora, io avevo intenzione di fare... pensa, lo volevo prendere in pre-order quel gioco quando stava per uscire. Poi però avevo visto la beta e non mi era piaciuto molto. Che mi ricordava troppo Dead by Daylight. Allora ho detto, vabbè, non lo prendo con il pre-order, aspetto proprio che esca. Quando è uscito, praticamente ho passato quasi una giornata intera a guardarmi gli stream, ma non mi ha convinto per niente. Forse una sera lo faremo tutti quanti insieme, le persone del team, ma non ne sono neanche tanto sicuro. Allora... Compriamo le chips. Allora, 10.000 per 1 milione. Quindi noi ne potremmo comprare 130.000 di chips. E ce le mangiamo tutte. Sono tante patatine. Non l'abbiamo provato poi ieri sera, Cesare, perché abbiamo staccato la live. Tempo di cucinare e mangiare. Si erano fatte tipo le 2:30, le 3. Se ci riusciamo ci giochiamo questa sera.
220.000. Noi ne possiamo comprare 130.000, giusto? Cavolo. Cavolo. Cioè, dovremmo fare tantissimi altri. Cavolo. No, sono troppe, ragazzi. Sono veramente troppe. No, non ce la faccio proprio a prenderlo. Devo far più dindi. Dovrei far più dindi. No, no, non venite. Gioca tutto in una sola mano, non si può fare purtroppo, Alu. Purtroppo non si può fare. L'unica cosa che posso fare è... Adesso che ci penso... Prima di andare da Nadai, è fare qualche turno di Manager Ken. E vediamo un po' come va. Allora, come stanno? Ah, Rebecca si deve riposare. Rebecca si deve riposare. Al posto di Rebecca possiamo metterci Tori. Vediamo un po' che missioni abbiamo. Ok, ci siamo. Vediamo un po' che riusciamo a combinare. 2, 1. Ok, perfetto. Speriamo sia soddisfatto. Direi di sì. È stato proprio un attimo. No, buono. Cavolo. Nessuna delle due gli è piaciuta. Oh, cavolo. No. Ok. Ah. Panico. Panico. Ok. No, non va bene. Neanche quella. Ma che cavolo. Arrivo. Non ti arrabbiare. Troppi. Ok. Ma dai! No, vieni qua! Oh, cavolo! No! Dove la uccide? Non puoi ucciderla! Dannazione! Zankai-ken.
Dove sei? No, perché... Ok. Ok, perfetto. Allora, tu vieni qua. No. È andata bene? No, non è andata bene. Questa era carina, Aeron. Però non è andata bene. È che è troppo veloce questo minigioco, ragazzi. Veramente troppo veloce. Cioè, perché non riesco a leggere... Cioè, mi dovrei segnare all'inizio che cosa vogliono i clienti e farmi il programma. Però è una scocciatura. Cioè, è proprio una scocciatura. Io non ho più perdita di frame, Alu. Kisana, Nadai wa kitei nai no ka? Chichi ga desu ka? Nadai wa misaeru no hassha o tomeru tame ni Sphere City ni hairi Yuria o korosu tsumori rashii. Kenou-sama dake dewa naku chichi made sono yona koto o? Kisana, dou nanda? Nadai wa kitei nai no ka? はい。このカテドラルはスフィアシティの扉を監視するための施設でもあります。ここから監視しておりますが、父が来た様子はありません。それにもし父があの扉を開けるために来るのであれば、夜に来ることでしょう。なぜわかる?夜の方が守備隊の目が届かない場所が多く、 ナイトクラブの喧騒に紛れて近づけるからです。そうか。では、この街にナダイはいるんだな。おそらく。わかった。街でナダイの動きを探ってくる。お気をつけて。それからケンシロウさん、父は何があろうとスフィアシティに入るつもりでしょう。 ケンシロウさんを倒してでも、そう考えているはずです。今できるすべての支度をしておいてください。うん。 Dove lo facciamo esplodere male? 今日はキサナ様はいらっしゃるかな? A chi lo chiediamo? C'è effettivamente qualcuno a cui chiederlo? No. Generico così. Proviamo a parlare con qualche guardia. Tanto le guardie sono inutili. Però proviamoci. Oh! Ah! Eccoli. Trovata subito l'informazione. Appena siamo scesi proprio. L'albero morto? L'albero morto. C'è un albero morto nel parco giochi? Non mi sembra. No, cavolo, ho sbagliato. Ma dai. Cavolo. Ah.
Perché no? No, non l'ha fatto, pure l'avevo preso. Che strano. Vabbè. Questa anche, ancora di livello 2. E... ah, peccato, l'ho lisciato. Avrei dovuto prendere la tecnica della cura molto prima. Ma molto, molto prima. Però vabbè. È andata così. Datemi un secondo. Fatemi vedere un attimo una cosa. E mi è venuto un piccolo dubbietto. Ho cambiato delle impostazioni. Volevo vedere un attimo se... vediamo un pochettino. No, perfetto. Ok, come non detto. Come non detto, ragazzi. Ah, è vero, c'è un albero gigantesco. Però... forse devo parlare con le persone? Perché... cioè... all'albero non fa far nulla. Il casinò? Ah! Vabbè, l'ha detto il vecchio di andare a vedere il casinò e io non è che gli posso dire di no. Cioè la saprà lunga il vecchio. Infatti, cioè... Noi stiamo conducendo una ricerca molto molto importante. Quindi se proprio dobbiamo andare a vedere a casinò, andiamo a vedere a casinò. Corri Ken! Ma perché vogliono farsi esplodere tutti quanti? Dici a vedere. Vabbè, dai, cioè, volevo conservarmi i soldi per prendere la super mega armatura finale, però... cioè, costa veramente troppo. Peccato perché forse con quella... andiamo a chiedere al gentiluomo. Ehi là, gentiluomo! Ok. Ieri. Ok, andiamo a cercare al Chimney District. Vediamo un attimo se riusciamo a trovarlo. Però ho i miei dubbi, ragazzi. Cioè, se non si vuol far trovare...
Questa città praticamente l'ha costruita lui. Sarà molto molto difficile riuscirlo a trovare. Dall'altra parte. Ah, cavolo. Non vi fate esplodere, non vi fate esplodere. Ok. La vecchia. Ah! Cioè, casa nostra era dove dormiva Nadai prima di costruire il castello. Ma ti è arrivata oggi, Alu? Praticamente ci stanno facendo fare il giro di tutta la città. Ok. Quindi vuole entrare dal nightclub. Ok. Proviamoci. No, do dobbiamo tornare da Xana, co come non detto. Dipende perché di solito, ma ti è arrivata su PC? Wellahide, buongiornissimo, ben arrivato. Come la vai? Tutto bene? Perché di solito sulle console fanno due versioni differenti, una per la beta e una proprio per il... Ok. Da, cavolo. E... Loop. Comunque è troppo comoda questa cosa che cura. Ma dai, un'altra mappa del tesoro. Che cura ogni volta che facciamo, che usiamo una tecnica segreta. Avrei dovuto prenderla molto molto prima questa abilità. Vabbè. È andata così. Però Ken sale 3 gradini di 3 gradini, ma non è che va più veloce. Che doveva andare a parlare col proprietario del junk shop perché era lui che è stato
Gli è stata affidata la ricostruzione delle mura e lui mi ha detto che ha visto un tipo che si è informato sul nightclub. Ah ah! E quindi niente, dobbiamo aspettare la sera. Tenterà di entrare dal nightclub forzando le porte e molto probabilmente si tenterà di intrufolarsi dentro la città sotto la cupola. Ok. Mamma mia. Però no, non scendere a 3 a 3, scende uno per volta i gradini. Risale solo 3 a 3. Certo cavolo, ragazzi. No, infatti vuole fermare i missili, il problema è che per fermare i missili. Mi è partita la voce, per fermare i missili deve uccidere Giulia. Quindi, cioè, c'è un. Ken ha un piccolo conflitto di interessi. Cioè, deve trovare il modo per salvare Giulia e non far partire i missili. Oh! Ok. No, ho ancora delle cose da fare. Devo fare il salvataggio perché mi sa che da qua non si torna più indietro. Era un follower. Ok, quindi da qua, ragazzi, no, non si torna più indietro. Tutto bene, Hyde, te come la va? Ok. Mi servono, quindi ci prendiamo questo, 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 questo. E basta. Dovrebbero bastare. Vediamo un pochettino che succede. Dai, dai, che sono curioso. Chissà quanto è forte, Nadai. Toki ci ha devastato. Eccolo! キサナ。ユリア様を殺しに来たのですね。世界を救うにはこれしか方法がないのだ。3年前と同じだ。私はもう一度。 この手で人を殺めなければならない。母上のことですね。なぜあの時スフィアシティの秘密を話してくださらなかったのですか。全て話してくれさえすれば父上に刃を向ける必要もなかった。なのにどうして。このスフィアシティの秘密はあまりにも重い。 にそんな重荷を背負わせたくなかったのだ。だから私は教皇という仮面をかぶり、お前の成長、この町の様子を見守るしかなかった。父上。だがもうそんな悠長なことを言っていられる状況ではなくなった。私は
私の使命を果たすしかない。Potere dell'elettricità. Dunque la tecnica segreta che fa scaturire fulmini è preoccupante, ragazzi. Siamo arrivati. Kimiko. Kenshiro-san. Yuria o korosuki ka? Yuruse. Hokuto no otoko yo. Mohaya sore shika michi wa nai. Samonaku wa sekai o horobosu koto ni naru. Ore wa sekai o horobosu ki wa nai. Soshite ユリアを失う気もない。別の道があるはずだ。君と問答している時間はない。邪魔をするなら、今度は本気でやらせてもらうぞ。来るがいい。Voilà, Legionari, buongiorno, ben arrivato. Conchi de Alasetano. Ikuzo. Cavolo. No, cavolo. Oh. Ma si è caricato. Cavolo. Ok. Wow. No, mi ha preso. Oh, cavolo. Dannazione. Ah, cavolo, con questa scossa però. Oh.
Grande. Vabbè, quella era un po' così come mossa. Ah, l'abbiamo sconfitto? Ah, finisce così? Ok. Tutto bene, ragazzi, tutto bene. Avrei voluto prendermi un altro caffè, ma siamo praticamente arrivati alla fine del gioco, presumo, e sono successe talmente tante cose che sono stato completamente rapito dagli avvenimenti. Cavolo. Ok. Hokuto, Zankai Ken. 3秒後, 貴様は死ぬ. Dannato. Ridammi energia. Oh, cavolo. Ma che... Eh? E adesso? Ah, strada alternativa. Ok. Vada per la strada alternativa. Di qua? Oh oh. Aspettate però, eh. Perché mi sa che ci dobbiamo sbloccare un po' di abilità. Cavolo, non ho lo Shining Orb, dannazione. Cavolo. Cavolo, cavolaccio. Ok. Perfetto. E... Devo far più tecniche segrete possibili, ragazzi, perché... Mi riprendo l'energia. Ok. Ma di orb ne abbiamo fatti un po' all'inizio, poi ne abbiamo fatti veramente pochi. Purtroppo ne avrei dovuti, cioè ne potevo comprare tipo una decina al
al casino, però. Non lo so, no, non me la son sentita. Di qua. Ok. Ancora giù? E... E dove cavolo l'ha trovata questa gente? Veramente, dove cavolo l'ha trovata? Troppa gente. Ma no, è che mi volevo comprare, mi volevo tenere i soldi per l'armatura, però poi effettivamente non li ho fatti. Eh? Ah. Dai, dai, abbiamo quasi recuperato tutta l'energia. Quasi. E... Manca veramente poco. Certo, mi continuano a sparare mentre... Questa è troppo è troppo bella. Nah, cavolo. Ok. E qua? Dove? Ah, ok. Comunque è comodissima questa cosa che fa riprendere i punti ferita, ragazzi. È veramente... Ah! Oh cavolo! Sono veramente tanti. E perfetto. Questa massa ne abbiamo uccisi tre. Mi sa che siamo riarrivati al massimo con l'energia. Quasi. Ah. Ah. Cavolo. Ok, siamo al massimo. E non solo, abbiamo anche... il Burst Mod.
No, quello col martellone no. Sbocciatura. Fatto fuori? Direi di sì. Pelo pelo, però l'abbiamo fatto fuori. E questa mi piace troppo. Anche perché con quell'attacco comunque ne uccidiamo altri. Perfetto. Siamo comunque li devastiamo proprio. Ah, vabbè, li ho praticamente mancati tutti. Vabbè, dai, fa niente. E oh cavolo. No, volevo far quella che lo prendeva e lo faceva roteare intorno. Comunque siamo quasi ripassati di livello. Ok. Non so che cosa altro prendermi, perché mi sa che no. Abbiamo tutte le altre abilità bloccate. Sai che ci servono per forza gli orb. Ma vabbè. Oh, muori male. Vediamo un attimo. Orb. Sì, qua ci servono tutti orb. Qua forse. Prendiamo questa che guadagniamo la carica del Burst Mod quando pariamo. Sembra l'unica decente. Ma li abbiamo spesi un pochino, Cesare. Però molto probabilmente dovevamo fare più queste secondarie. Però non mi servono gli Shining. Cioè, gli Shining alla fine sono pochi. Mi servono più gli orb normali che avrei potuto comprare. O fare con il... Cavolo. Con il Colosseo. Però avrei dovuto farmare un pochettino. Ma che... Ok. Perfetto. E cos'è, un altro di quelli grossi? Ma... no, neanche tantissimo. No, cavolo.
Ok. No, devo togliere quello con lanciafiamme che toglie troppo di energia. Ok. Nah. Ok, mi stanno devastando. Questo non è affatto un bene. Devo assolutamente togliere quelli che sparano. Ok. Dannazione il danno che ci hanno fatto, ragazzi. Ancora questo. Ce n'è un altro che spara. Ma non finiscono più questi che sparano. Ok. Hachimon Kudan. Hachimon Kudan. No. Bastardi. Cavolo! Non troppo male! Oh oh! Cavolo! No, alzati! Ok. Perfetto. Mamma mia come stiamo ridotti male, ragazzi. Allora, scusatemi un secondo che c'è il Carlino che richiede attenzione. Ne approfitto anche per andarmi a prendere un caffè. Torno fra un paio di minuti. A tra pochissimo. Che trascinano giù gli avversari. E anche quello ce l'ho. Rieccomi, ragazzi, scusate. Ho approfittato anche per fumarmi una sigarettina. Allora, noi stiamo ridotti malissimo e stiamo per morire. Quindi che ci inventiamo? Ah. Proviamo così. Beh, vediamo un attimo. No, non mi ricordo, carta, è possibile. È possibile che l'abbiamo usato. Però no, non mi ricordo onestamente. Ma assolutamente no, Tenkan, ci mancherebbe. Ok.
Ok. Verrai direttamente esploso. Vabbè, dipende da quello che uno cerca e da quanto ci gioca. Cioè, alla fine ci sono giochi che durano poco ed è tutto sull'esperienza che ti lasciano. E ci sono altri giochi invece che ti puoi giocare centinaia e centinaia di ore, quindi alla fine con soldi ben spesi, secondo me. E dai che abbia recuperato tutta l'energia. Oh cavolo. Come stai lì? No? Devo vedere che c'è oltre. Sai che siamo arrivati? Ma no, Tenkar, ma... Te l'ho detto, alla fine dipende molto dai gusti di una persona e da quello che cerca. Ok. Cioè, a mio parere. Oh cavolo. Ah cavolo. No, ho sbagliato. Cavolo. Oh cavolo. Cavolo. Ah, dannazione. Ah,
No! No, che cos'era quella mossa? Dannazione. Cavolo. Vabbè, quella schivata è esagerata, ragazzi. E no. Il vecchio è cieco solo da un occhio. Cavolo. Aspettate, vediamo se c'è qualcosa dopo. No, Paroz. Muore un bel po' di tempo dopo di tumore. Cavolo. Che finale, ragazzi, cioè. No, mi aspettavo effettivamente che riuscisse a far qualcosa alla fine. Chissà se c'è un altro finale. Oh, questo è l'unico finale. Muore praticamente alla fine della prima stagione, Paros. Cavolo. Cioè, ci sono rimasto veramente... Spero ci sia qualcosa alla fine. Ma mi aspettavo... No, non è che non mi è piaciuto Carta, è che... Cioè... Mi aspettavo, tra virgolette, un lieto fine. No, no, ma infatti, cioè... mi ha lasciato... Non è che non mi è piaciuto, mi ha lasciato di sasso. Mi ha lasciato molto di sasso. Infatti sto aspettando quella, Tenkar. Però, insomma, hanno fatto kaboom. Quindi, a meno che... Chi è che aveva detto che ritorna Ken supermutante? No, ma alla fine... Cioè, Ken vive, mica muore Alu. Anche sul manga. Certo, da solo va a fare l'eremita, però...
Però vive da solo come un cane. Però se si può chiamar vita l'eremita che fa esplodere la gente. Da solo come un Ken. C'è il nulla, ragazzi. Quello all'inizio del gioco. Adesso sono contento. Adesso sono contento. Ah! Extra hard? Non puoi continuare dopo una morte? Io non sono mai morto, però. Sì. Mezzogiorno e 20 di ieri, perfetto. Apparentemente sì, Apeiron. Però tanto noi non siamo mai morti, effettivamente. Che c'è il talismano Imba di Lin che ti riporta in vita quando vai giù. Hai capito? E ora che giochiamo? Ci vogliamo fare un'orettina su forza? Cavolo, ragazzi, certo ci manca veramente a Fortnite. Data carry over. Quindi potrei, scusate. Se io faccio... Tanto per curiosità. Vediamo un attimo. No! Sono curiosissimo. Voglio vedere... Voglio vedere quanto è hard, extra hard. Sono curioso. Ah,
Vediamo quanto è hard, extra hard. Cioè, noi siamo di livello 53, quindi... Ok. Vabbè. Cioè, questi sono sempre di livello 1. In più abbiamo anche tutti i talismani. Cioè, a meno che Shin non lo pompa, tipo livello 50. Perché qua proprio... No, per essere di livello 1 son belli tosti, ragazzi. Cioè, questi livello 1 hanno veramente tantissimi punti ferita. No, no, è vero, è il tutorial. Però... Cioè, mi aspettavo che anche il tutorial... Ok. Secondo me Shin lo devastiamo istantaneamente, ragazzi. Beh, sarebbe stato figo a Veyron, un po' come la Demon Soul, che puoi morire nel tutorial. Shin, sagastazo. Kenshirou ka? Koko e nani o shi ni kita? Yuria o kaise. Chissà se ci porta anche i soldi, ragazzi. Yuria dato?忘れたのか、ケンシロウ。あの日のこと。お前の婚約者は俺のものになったんだよ。忘れたとは言わせんぞ。お前が俺にぶざまに切り刻まれ、血と涙を流しながら地面に這いつくばったあの日だ。 Va bene, Cesare. Vediamo un po'. Vabbè, ma... l'abbiamo ucciso? Ma... ma l'abbiamo ucciso! Cioè, ma... Ma... Ci sono rimasto un po' male, ragazzi. Dove essere... È extra hard. Cioè... Forse è solo perché non puoi continuare quando muori? Forse? Cioè, no, non capisco, ci sono rimasta male anch'io, carta, cioè... Ah, questa non si può skippare. Non skippabile! Mele.
Dai, facci vedere se almeno dopo cambia qualcosa. Dai che sono curioso. Certo, comunque io ricordo sempre che Toki era di livello 75 nel gioco normale. Chissà se porta anche le modifiche dell'auto. Andiamo alla città dei miracoli, dai, Ken. Tu. Avanti, non fare il pigro. Allora, dobbiamo ancora finire la Mulana 2, Iscariota. E poi stiamo organizzando qualcosina di interessante. Però ve lo faremo sapere nei prossimi giorni. Insieme ai ragazzi del gruppo Nidi per Nerdare. Cioè, abbiamo due cose in sospeso che stiamo organizzando. Però ci dobbiamo ancora mettere bene d'accordo. Sì, eh. Ci dobbiamo mettere d'accordo per bene. Però molto probabilmente faremo qualcosa lo sabato o domenica. Però è da vedere, ragazzi, è da vedere. Quindi qui lo dico e qui lo nego. Sì, eh. Volevo solo vedere un attimo se che cosa la lasciava nel personaggio, perché non ho ancora potuto aprire l'inventario di Ken. Nani? Ok. Vediamo un attimo che ci ha lasciato. Allora, ci ha lasciato anche tutti i soldi, ragazzi. Ci ha lasciato praticamente tutto. Soldi, talismani. Vediamo un attimo l'inventario. Ci ha lasciato anche le parti. Tutti i materiali. Ci tolto le cassette. Ci ha tolto le cassette. Strano. Mi sa che ne avevamo tre di cassette. Quelle non ce l'ha portate. Ma perché? Oh! No, non quelle cassette! Posso fare il talismano di Hokuto? L'unica cosa che non abbiamo sbloccato è questo. Sa come si sblocca? Chissà quella come si sblocca. E sapete che non mi ricordo se si poteva. Salvare qua fuori? Mi sa di no. Ho una mappa del tesoro. Ma non ho una mappa del tesoro. Ah sì, si può salvare qua fuori, perfetto.
Ok. E 9:14, 11:16. Ah, ok, perfetto. Salviamo qui. Va bene, ragazzi, datemi 3 minuti, tempo di far partire 17 e 18. Tempo di far partire forza, ci facciamo un'oretta di corsette e poi ce ne andiamo tutti quanti a pranzo, tutti insieme. Offre carta. Ci vediamo tra pochissimo. Che trascinano giù gli avversari. E anche quello ce l'ho.